Riguardo all'idrogeno, c'è un progetto su Vasto che è quello del recupero dell'ex COTIR, il centro di ricerche della regione Abruzzo. A che punto è l'iter e quali tempi vi siete dati? Allora, noi siamo collegati chiaramente sempre ai tempi del PNRR, quindi voglio dire, in ogni caso la progettazione e l'esecuzione vanno terminate nell'ambito del 2025. Siamo all'assegnazione, tolte le prime procedure burocratiche, noi diciamo a brevissimo andremo a gestire la parte progettuale e poi la parte esecutiva attraverso un impianto con elettrolizzatori che sfrutta l'energia green fatto da impianti fotovoltaici per la produzione e poi per lo stoccaggio dell'idrogeno per le aziende del territorio. Siamo vicini a Vasto, siamo vicini all'area industriale di Sant'Anna, ma soprattutto siamo vicini alla Val di Sangro, e io penso a tutti coloro che utilizzano i forni e possono iniziare a ragionare sul risparmio per la transizione energetica e anche per i risparmi di costi sull'utilizzo dell'idrogeno in percentuale e in sostituzione della parte che oggi viene utilizzata come praticamente per alimentare i forni, ad esempio con l'utilizzo del gas. Ecco, i fondi ci sono per l'area ex COTIR? 25 milioni, 10 che arrivano dal bando e 15 di investimenti propri. Penso che sia uno sforzo che la Regione Abruzzo, la Giunta Marsilio hanno certificato essere, voglio dire, assolutamente impegnati per raggiungere gli obiettivi che sono poi gli obiettivi della Commissione Europea.